Ci sarà spazio per le migliori regie e i migliori interpreti e testi offerti dal teatro italiano in questo momento nel cartellone del Teatro Petrarca. Dalle Sandrelli, Mamma e Figlia, Neri Marco Re, passando dai grandi classici della commedia con Natale in Casa Cupiello e della danza con Giselle. È tutto pronto per la nuova stagione del Teatro Petrarca di Arezzo con 8 spettacoli di prosa e 2 di danza. Quest'anno, con un vero sforzo economico importante sia per il Comune di Arezzo che per la Fondazione Toscana Spettacolo, abbiamo impostato tutta la stagione su 2 turni, quindi un turno dedicato prevalentemente, non esclusivamente, ma prevalentemente agli abbonamenti e un turno solo ai biglietti, nel quale troveremo uno spazio corretto, credo, anche per le scuole. Quindi una stagione importante che comincia il 26 di ottobre con Vacanze Romane, quindi con anche questo titolo importantissimo, con 2 spettacoli di danza, uno dei due è un classicissimo Giselle fatto in maniera classica, e quindi io credo che quest'anno si potrà godere di una completezza di spettacoli addirittura superiore a quella dello scorso anno. Io dico, il contenitore c'è, di grande pregio e prestigio, la stagione è pesante, è bella, è ben impostata, vediamo se c'è anche il pubblico. L'anno scorso il tema comune era un po' la trasposizione dal cinema al teatro. C'è un tema che lega questi spettacoli anche quest'anno? No, non c'è un tema specifico, se non cercare, come dire, di offrire un ventaglio il più variegato possibile tra diversi generi teatrali, per offrire appunto alla città uno spaccato di quella che è la scena di questa stagione teatrale.